In questo esercizio abbiamo un carrello da 400 grammi lanciato con velocità 1,20 m al secondo che va contro una molla. Trascuriamo l'attrito perché immaginiamo che stiamo sulla rotaia a cuscino d'aria. Qui sono indicate sulla scala millimetrata della rotaia a cuscino d'aria le posizioni del carrello all'inizio, posizione A, la posizione della molla a riposo B, la molla completamente compressa in quanto il carrello arriva, comprime la molla, la comprime fino alla posizione C, 5 cm, tutto misurato a partire da qua, qui c'è 0 cm. Quindi B rappresenta la posizione di riposo della molla e C il massimo accorciamento della molla. Le domande, analizza tutte le trasformazioni di energia, organizza una tabella e completala dove si fa vedere come sono tutti i valori dell'energia nelle varie forme, calcola la costante elastica della molla e il lavoro compiuto dalla molla dicendo se è motore o resistente calcolandone il valore. Cominciamo con le trasformazioni di energia, qua c'è il suggerimento che gli oggetti sono due, carrello e molla, quindi sono due sistemi che possono avere energia. All'inizio ha energia soltanto il carrello, energia cinetica perché cammina con una certa velocità. La molla invece all'inizio è scarica perché non è né compressa né allungata. Quando il carrello arriva a contatto con la molla, da quel momento inizia a cedere progressivamente la sua energia cinetica alla molla che la acquista sotto forma di energia potenziale elastica. Il trasferimento di energia da cinetica a potenziale elastica prosegue finché la molla non è compressa tutta quanta fino al massimo della compressione, cioè fino al punto C. In quel momento il carrello si ferma e ha ceduto tutta la sua energia cinetica e tutta quanta è stata assorbita dalla molla. Successivamente la molla restituisce al carrello tutta questa energia, quindi comincia a spingerlo di nuovo a sinistra. Il carrello da C a B ricomincia ad acquistare energia cinetica in quanto la molla perde l'energia potenziale elastica in quanto la trasferisce al carrello. Giunto il carrello in B avrà la stessa energia cinetica che aveva quando è arrivato in B e la molla a quel punto sarà totalmente scaricata e il carrello proseguirà verso sinistra con la stessa energia cinetica con cui era arrivato verso destra. Tutto questo vale soltanto perché non c'è l'attrito. Se ci fosse l'attrito, e lo vedremo nell'esercizio successivo, l'attrito è una forza dissipativa che va a disperdere un po' di energia cinetica del carrello e la trasforma parzialmente in calore. Cosicché il carrello alla fine, quando tornerà indietro, avrà meno energia cinetica di quando era arrivato. Questo perché una parte della sua energia cinetica se l'è mangiata l'attrito, nel senso che l'ha trasformata in calore. Ma questo lo vedremo meglio nel prossimo esercizio. Ora che abbiamo visto le trasformazioni di energia, organizziamo la tabella. La cosa più logica è organizzarla in modo da rispecchiare le posizioni del carrello, quindi A, B e C, A, B e C, e invece mettere nelle righe le varie forme di energia. Quindi questa tabella è organizzata a rovescio rispetto all'esercizio precedente del sasso che volava in alto. Questo perché nell'esercizio precedente il moto avveniva in verticale e quindi mettevamo in verticale le posizioni. Qua invece il moto avviene in orizzontale e quindi mettiamo in orizzontale le posizioni. Le varie forme di energia sono cinetica del carrello, che cambia come abbiamo detto in quanto il carrello perde energia cinetica trasferendo questa energia alla molla. Poi ci ho messo anche l'energia gravitazionale, in realtà questa è sempre zero perché il carrello non si solleva dal terreno. Quindi avrei potuto anche non mettercela perché non ha nessun ruolo in questo esercizio l'energia potenziale gravitazionale. Poi c'è l'energia elastica della molla e infine l'energia meccanica del sistema intero, carrello più molla, che è la somma dell'energia cinetica e di tutte le energie potenziali, cioè in pratica solo quella della molla, dal momento che quella gravitazionale abbiamo detto che è sempre zero.